quali sono non solo le nostre peculiarità, ma anche quelle che possono essere le nostre potenzialità per poter in qualche modo affrontare anche la sfida della ripresa, perché io lo dico spesso, insomma, questo momento storico è sicuramente sì una grande prova di resistenza, perché ormai la crisi perdura dal 2008 e continua a mutare, continua a porci scenari completamente diversi e quindi necessità di poterli affrontare anche in maniera diversa, però è stata anche una grande opportunità proprio perché ha dato il tempo e anche credo la responsabilità, la coscienza di potersi fermare e di poter ragionare sulle proprie su quello che è il proprio futuro e il proprio domani di ogni territorio. E quindi siamo di fatto alla vigilia anche dell'approvazione della delibera che aprirà il primo bando, poi lo vedremo tecnicamente nello specifico con il dottor Barbin. Domani in giunta verrà presentato la delibera appunto di apertura del bando, bando che poi verrà pubblicato e sarà aperto di fatto il 31 di gennaio, o 30, quanti giorni ha gennaio? 31. Il 31 di gennaio, quindi c'è tutto il tempo per potersi anche preparare e per poter cogliere al meglio tutte le opportunità di questo protocollo.